era uno degli esponenti di spicco dell'ala stragista di Cosa Nostra, cioè quella ala capeggiata da Totò Riina e da Provenzano, che aveva deciso non soltanto di comandare, di fare omicidi, ma di colpire al cuore lo Stato. Perché ovviamente le stragi, io vi ho raccontato quelle del 92 in Sicilia, ma è giusto che voi sappiate, ragazzi, che Cosa Nostra ha proseguito questa strategia l'anno dopo, nel 93, ma nel continente, come dicono in Sicilia, dove per continente si intende da Villa San Giovanni a Bolzano, e nel continente, in date diverse, hanno messo il tritolo facendo saltare monumenti importanti anche di tipo cattolico, con delle chiese, su Milano, su Roma e su Firenze, causando anche lì cittadini assolutamente innocenti che si trovavano lì per caso durante l'esplosione, e quindi anche quella, soprattutto quella, era una strategia di attacco nei confronti dello Stato. Quindi la possibilità di catturare Brusca, capite bene, era per noi importantissima. Adesso vi racconto alcuni dettagli della cattura che possono essere un po', come dire, particolari, perché in realtà quando riteniamo di aver agganciato il cellulare che utilizzava Giovanni Brusca, lo mettiamo subito sotto controllo, però ci rendiamo conto che questo cellulare che Brusca utilizzava qua, e speculare di come i mafiosi, tra virgolette, sono sempre un po' più avanti, lo dico ai ragazzi, che insomma nel 96 c'erano già i cellulari da qualche annetto, però fino a quegli anni i cellulari erano, noi più vecchi ce lo ricordiamo, erano il 330 337 336, vi ricordate? GSM. No, Ah, prima erano, ancora. ancora prima erano gli ETAX, ETAX. che era un sistema di frequenza più facile da localizzare e da intercettare. Giovanni Brusca, per uno dei primissimi cellulari, utilizzava un 335, che erano i primissimi GSM, che ovviamente sfuggivano alla possibilità di essere localizzati. Quindi sentivamo la voce di Giovanni Brusca, impegnava Agrigento, noi eravamo negli uffici di Palermo, Agrigento è quasi 100 km da Palermo, quindi diceva la cella è Agrigento, ma non riusciranno a stringerlo e localizzare, perché non era un ETAX, ma era un cellulare per quegli anni sofisticatissimo. Ovviamente noi avevamo dei nostri tecnici che insistevano per dire no, si può, si può, si può. Noi ovviamente chiedevamo alla Telecom di allora. La Telecom a livello nazionale ci diceva assolutamente non si può localizzare. Siccome noi avevamo dei tecnici molto, molto bravi e insistevano sulla possibilità che si poteva fare, a quel punto chiediamo di far venire in Italia l'inventore del GSM, un ingegnere tedesco che parlava solo il tedesco. E in quegli anni, grazie al procuratore di Palermo, all'epoca era il procuratore Caselli, riuscimmo in tempo 24 ore ad avere a Palermo, nella nostra sala riunione della Questura di Palermo, l'ingegnere che aveva brevettato il GSM, che in tedesco ci dice: ma che volete? Cerchiamo di fargli capire che secondo noi c'è la possibilità di avere un dato, un numero, che in qualche modo ci aiuti a misurare la distanza tra il ripetitore che sta in alto, normalmente sui palazzi o sui monti, e il singolo cellulare che uno ha in tasca. Questo numerino ci avrebbe aiutato a restringere il quadro di intervento. Quello sta qualche minuto a riflettere, forse ho capito cosa volete, ci possiamo aggiornare domani mattina. Ritorna l'indomani mattina e dice: ho capito cosa si può fare. E dice: mandatemi qualcuno dei vostri da noi nella centrale Telecom e mentre il vostro utente parla vediamo di fare qualcosa. E così finalmente siamo riusciti a ottenere quel famoso numero che si chiamava adesso non so se è lo stesso, il time advance, il tempo avanzato, che misura la distanza tra il cellulare e il ripetitore,
che togliendo le rifrazioni tra colline, palazzi e quant'altro, ti dice esattamente la distanza dove si trova il cellulare intercettato. Quindi potete circoscrivere.